Benvenuti a questa, insomma, questo secondo webinar mensile volto ad aggiornare i datori di lavoro e gli imprenditori relativamente a, appunto, gli aggiornamenti mensili legati alla gestione del personale e un pochino alla consulenza del lavoro. Andiamo per ordine, quali saranno gli argomenti di cui parleremo oggi? Allora, parleremo innanzitutto del bonus dei 200 euro. Ci sono stati degli aggiornamenti giusto nel fine settimana, quindi faremo insomma, un focus su quello che sono gli aggiornamenti. Parleremo dei fondi messi a disposizione da parte della Regione Piemonte per insomma, l'assunzione, il mantenimento in forza delle categorie protette, quindi insomma, per le assunzioni dei disabili. Affronteremo le prime novità legate ai tirocini e parleremo inoltre di come cambieranno i congedi parentali a partire da agosto. E in ultimo faremo, diciamo, un breve focus su quello che sono insomma, le novità apportate dal decreto semplificazioni per i prospetti IRAP. Insomma, c'è stata anche qualche modifica in questo senso. Andiamo per ordine. Bonus 200 euro. Ne abbiamo già parlato, insomma, allo scorso webinar. È un bonus di 200 euro che sarà, che è fiscalmente esente, erogato per far fronte al caro bollette, erogato un pochino a tutti, ai pensionati, ai dipendenti, ai co-co-co, percettori di NASPI, casse integrati, percettori di reddito di cittadinanza. Sono previste tre tipologie di erogazione. È prevista un'erogazione diretta da parte del datore di lavoro per quasi tutti i lavoratori, in realtà è stato chiarito. È prevista per alcune categorie di lavoratori l'erogazione, però a seguito di una presentazione di domanda all'INPS, vediamo anche se sono usciti i termini di presentazione delle domande, vedremo anche quali sono. In ultimo, invece per alcune persone, è prevista l'erogazione automatica da parte dell'INPS senza presentazione di alcuna domanda. Quindi andiamo per ordine per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori dipendenti, insomma, è uscita una circolare di 24 pagine nel fine settimana che, insomma, trattava un po' l'erogazione del bonus per tutti, però nello specifico ha dato molti chiarimenti per quello che è l'erogazione dei dipendenti. Allora, innanzitutto l'erogazione avverrà per la maggior parte dei casi con la busta paga di luglio, quindi competenza di luglio, anche se pagata fisicamente ad agosto, perché appunto, come dicevamo anche nello scorso webinar, c'erano un po' dei dubbi interpretativi se si dovesse ragionare per cassa o per competenza, dato che si parlava del plus unies di luglio, quindi si pensava che fosse si parlasse di competenza, però poi si parlava di erogazione anche a luglio, quindi ovviamente per noi le cose non coincidono, perché quasi sempre, perché appunto la competenza del mese, quindi la busta paga di luglio, di solito viene pagata i primi mesi di agosto, i primi giorni di agosto, quindi chiariti i primi dubbi interpretativi, quindi salvo casi specifici, in alcuni casi specifici proprio molto particolari, dovrebbe essere pagata nella busta di luglio, quindi pagata i primi giorni di agosto per la maggior parte delle aziende. Il lavoratore non dovrà presentare domanda all'INPS, ma dovrà semplicemente compilare e sottoscrivere la dichiarazione che abbiamo messo a disposizione di tutti i datori di lavoro. Importante è sapere che il datore di lavoro recupererà ovviamente gli importi erogati tramite plus uniemes, quindi sostanzialmente l'importo che io, datore di lavoro, erogo nella busta paga lo porterò in compensazione con i contributi dovuti, quindi mi verrà fatto uno sconto, tra virgolette, sull'F24. Quali sono le tipologie di lavoratori a cui il datore di lavoro può erogare questo bonus? Praticamente tutti quelli che sono in forza al 1° di luglio, quindi parliamo di lavoratori a tempo indeterminato. Io ho segnato, evidenziato in rosso i lavoratori per cui ci sono usciti dei chiarimenti che sono quindi sono stati ricompresi
in queste categorie per cui è prevista l'erogazione da parte del datore di lavoro, quindi anche il datore di lavoro potrà erogare anche a quelli a tempo determinato, in apprendistato, stagionale, gli intermittenti e lavoratori a tempo parziale, quindi tutti quanti. Basta che siano in forza al 1° luglio, basta che abbiano sottoscritto la dichiarazione che abbiamo consegnato. Tra i vari requisiti che si devono guardare per capire se il lavoratore ha diritto o meno a questo bonus, c'è sostanzialmente la fruizione dell'esonero dello 0,8 che era stato previsto, che insomma è già in vigore, che tanti dipendenti vedono nella loro busta paga. È stato chiarito che mentre appunto nel webinar precedente avevano detto che si doveva guardare il periodo che andava da gennaio ad aprile, quindi sostanzialmente prima avevano detto se il lavoratore consegna la dichiarazione e se il lavoratore ha questo 0,8% di esonero nelle buste che paga che vanno da gennaio ad aprile, questo lavoratore avrà diritto all'esonero. Ora, questo periodo di osservazione è stato esteso fino a giugno, in altre parole, fino al 23 di giugno, quindi anche i lavoratori che hanno fruito dell'esonero a maggio e per la prima parte di giugno avranno diritto a questo bonus 200 euro. Quindi va sostanzialmente a chiarire un sacco di posizioni di lavoratori che ad esempio sono stati assunti a maggio oppure che erano prima tirocinanti e poi sono stati assunti ad esempio in apprendistato a maggio o a giugno. Va a chiarire tutte queste condizioni. Quindi se il lavoratore ha preso l'esonero dello 0,8 da gennaio a giugno e se sottoscrivo questa dichiarazione, io datore di lavoro devo dare questi 200 euro nella busta di luglio. Cosa sottoscrive il lavoratore? L'avete visto nelle dichiarazioni che vi abbiamo mandato. Sottoscrive sostanzialmente, dichiara di non percepire i 200 euro da altro datore di lavoro e non essere titolare di indennità o comunque di non appartenere alle categorie per cui è prevista l'erogazione automatica, quindi di non essere un percettore di NASPI, di reddito di cittadinanza o di, insomma, di pensione. Vi ho detto che nella dichiarazione il lavoratore deve dichiarare di non percepire i 200 euro da altri datori di lavoro, proprio perché i lavoratori che possono avere più rapporti di lavoro, come ad esempio i lavori intermittenti, lavoratori intermittenti o lavoratori a tempo parziale, che possono avere più rapporti di lavoro, devono consegnare questa dichiarazione che vi abbiamo dato solo a un datore di lavoro. Perché? Cosa succede se io lavoratore consegno la stessa dichiarazione a tutti i datori di lavoro, per cui lavori, poi diciamo che lavori per tre datori di lavoro perché sono un lavoratore intermittente, la consegno a tutti e tre e tutti e tre mi daranno questi 200 euro, però l'INPS poi farà i controlli, questi, diciamo, dovrà essere restituita la quota che non spetta. Come sarà restituita? Ogni datore di lavoro restituirà la sua quota a parte, cioè se ad esempio io ho due datori di lavoro, faccio domanda a tutti e due, prenderò 400 euro invece di 200 e ogni datore di lavoro a quel punto mi tratterrà 100 euro, quindi il 50% proprio perché io ho due rapporti di lavoro. Queste sono le categorie di lavoratori per cui è prevista l'erogazione a seguito di domanda presentata all'INPS. Quindi di quali stiamo parlando? Parliamo dei lavoratori intermittenti e stagionali che non siano in forza al 1° luglio, quindi per cui non c'è nessun datore di lavoro che ha erogato questi 200 euro. In questo caso loro potranno fare domanda all'INPS, a patto che abbiano almeno 50 giornate lavorate nel 2021 e che abbiano un reddito nel 2021 di un importo non superiore ai 35.000 euro e dovranno fare domanda entro il 31 di ottobre. Stesse regole valgono per i lavoratori dello spettacolo, che appunto non siano in forza il 1° luglio. Per i co-co-co, il termine di presentazione delle domande è lo stesso, quindi il 31/10. Devono essere, i requisiti sono definiti così, non, devono essere titolari di un contratto di co.co.co alla data del 18/5, devono essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non devono essere titolari di pensione e devono avere un reddito del 2021 non superiore ai 35.000 euro, parliamo di imponibile IRPEF. Quindi loro faranno domanda all'INPS, l'INPS verificherà ed eventualmente eroga.
Per colf e badanti, i lavoratori domestici devono avere un rapporto di lavoro in essere al 18.5, anche loro faranno domanda direttamente all'INPS, quindi il datore di lavoro non si deve preoccupare, dovranno fare domanda entro il 30 di settembre. E in ultimo, lavoratori autonomi occasionali, quindi parliamo dei lavoratori che hanno svolto delle prestazioni pagate con la ritenuta d'acconto al 20%. Loro avranno diritto ai 200 euro se nel 2021 hanno svolto delle prestazioni di lavoro occasionale, però se hanno avuto anche degli accrediti alla gestione separata da parte dei committenti. In altre parole, nel 2021 devono aver fatto delle prestazioni occasionali pagate al 20%, ma devono aver superato i 5.000 euro, per cui è previsto sostanzialmente il pagamento alla gestione separata da parte del committente. C'è invece un'erogazione automatica da parte dell'INPS per i disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e percettori di indennità Covid. Ecco perché i lavoratori devono dichiarare di non appartenere a queste categorie, perché l'INPS a loro glielo eroga in automatico. Ovviamente l'INPS, se vedrà che un lavoratore se lo prende sia dal datore di lavoro che dall'INPS direttamente, provvederà al recupero. Ok, a fine webinar guarderò le domande. Allora, per quanto riguarda invece gli incentivi per le categorie protette della Regione Piemonte. Allora, la Regione Piemonte ha messo sul tavolo insomma, dei fondi per incentivare l'assunzione delle categorie protette, incentivare il mantenimento in forza delle categorie protette, e ha rinnovato quelle che sono le borse lavoro che erano già in essere anche lo scorso anno per attivare tirocini appunto con le persone con una disabilità. Ha messo in atto, ha aperto degli sportelli per presentare dei progetti di servizi di consulenza volti a favorire l'inserimento di persone con disabilità all'interno delle aziende e ha anche messo a disposizione dei fondi per l'acquisizione di ausili ed accomodamenti, sempre ovviamente a favore delle categorie protette. Quindi, per le nuove assunzioni, ovviamente sono incentivate le assunzioni di lavoratori iscritti al collocamento mirato presso quelli che erano gli uffici per i centri per l'impiego, che adesso insomma è la città metropolitana, però o comunque iscritti alle liste delle categorie protette, e vengono incentivate le forme contrattuali insomma, un po' di tutti i tipi, quindi contratti a tempo indeterminato, in apprendistato, in somministrazione, anche a tempo determinato, per ditte che non sono soggette all'obbligo, quindi ad esempio le ditte sotto i 15 dipendenti, basta che facciano un contratto te a tempo determinato di almeno 3 mesi, mentre le altre devono farlo di almeno 6 mesi. Le condizioni dell'incentivo quali sono? Allora, innanzitutto c'è un importo una tantum di massimo 12.000 euro, vediamo dopo a quanto ammonta, appunto in base alle varie casistiche. Devono essere assunzioni avvenute dopo il 22 di dicembre 2021. Viene riproporzionato in caso di contratto a tempo determinato l'incentivo, che appunto è massimo 12.000 euro, viene riproporzionato in caso di tempo determinato o di tempo parziale. E altra cosa importante è che se il contratto di lavoro si interrompe per cause non imputabili al datore di lavoro, allora l'incentivo viene riconosciuto ovviamente per i mesi lavorati, mentre se il rapporto si interrompe per cause dovute al datore di lavoro, in questo caso l'incentivo non viene proprio riconosciuto. Quali sono gli importi? Appunto, dicevamo massimo 12.000 euro, ci sono due fasce. La fascia 1 comprende le persone iscritte alle categorie protette che abbiano meno di 50 anni e abbiano una disabilità inferiore al 74%. In questo caso l'importo massimo è 9.600 euro su 12 mesi, mentre per i tempi determinati sono 600 euro al mese sostanzialmente. Quindi se io ho un contratto a tempo determinato di 3 mesi saranno 600 euro per 3 mesi.
mentre quelli della fascia 2 sono i lavoratori, sono iscritti ovviamente alle categorie più tette, che abbiano o più di 50 anni o che abbiano almeno il 74% di invalidità o che siano disabili psichici, intellettivi o sensoriali. In questo caso l'importo dell'incentivo può arrivare fino a 12.000 euro in caso di un contratto a tempo indeterminato, oppure 750 euro al mese nel caso del contratto a tempo determinato. Verranno riproporzionati appunto in caso di part-time, sostanzialmente se il contratto è inferiore alle 30 ore non viene riproporzionato, se compreso tra le 30 e le 12 ore settimanali verrà riproporzionato secondo appunto un'equazione che insomma hanno messo a disposizione. E invece se è sotto alle 12 ore settimanali non verrà riconosciuto sostanzialmente nessun importo. Ci sono anche degli incentivi al mantenimento in forza delle categorie protette. Perché? Perché può succedere il caso in cui, ad esempio, io sono un'azienda e ho un lavoratore che diventa disabile insomma, in corso di rapporto di lavoro, oppure la cui disabilità si aggrava, quindi il lavoratore faceva una mansione che adesso non può più fare perché la disabilità si è aggravata. Oppure posso essere nella condizione in cui io come azienda devo fare una ristrutturazione aziendale e alcune persone che appartenevano alle categorie protette che svolgevano alcune mansioni, ad esempio, devo pensare di fargli cambiare mansione, ok? Eventualmente per non licenziarlo. In questo caso hanno messo a punto sempre dei soldi, dei fondi a disposizione delle aziende, a patto che appunto un'azienda che si trovi in queste condizioni che abbiamo elencato si impegni a mantenere per altri 12 mesi il lavoratore in forza, almeno per 12 mesi, e l'azienda potrà presentare fino a una domanda fino a un massimo di tre risorse, quindi fino a un massimo di tre risorse per volta. Quali sono gli importi? Anche in questo caso abbiamo sempre fascia 1, fascia 2, le categorie sono le stesse e parliamo di 4.000 euro nel caso della fascia 1, quindi meno di 50 anni, meno del 74% di invalidità, o nel caso della fascia 2, 6 fino a 6.000 euro, quindi più di 50 anni, almeno 74% di invalidità, o disabili psichici, fisici o sensoriali. Scusate, psichici, intellettivi o sensoriali. Anche in questo caso viene riproporzionato nel caso del part-time, esattamente come abbiamo detto prima. Quindi, se sono almeno 30 ore non viene riproporzionato, dalle 30 alle 12 viene riproporzionato, al di sotto delle 12 non spetta nulla. Sono stati anche messi dei soldi per gli incentivi per la consulenza, quindi, sostanzialmente le aziende possono presentare dei progetti di consulenza legati un po' alla disability management in generale, quindi possono andare, ad esempio, sia possono essere dei progetti di coaching aziendale volte ad aiutare la persona disabile a inserirsi nell'azienda, piuttosto che aiutare anche il team a interagire con il lavoratore, no? Ad esempio, pensiamo a un lavoratore, non so, con una disabilità psichica, no? O una disabilità fisica particolare, per cui banalmente se il team di lavoro non ha mai avuto a che fare con quel tipo di disabilità, ha difficoltà a capire, a interagire magari con questa persona. E quindi in questo caso un minimo di formazione anche per il team può aiutare comunque il successo dell'inserimento della persona all'interno dell'organizzazione. E si vuole andare un pochino a finanziare questo tipo di, diciamo, di progetti e anche progetti legati banalmente alla consulenza legata alle opportunità offerte dalla legge 68, perché la legge 68 offre molte opportunità, tra cui ad esempio ricordiamo le convenzioni articolo 14, per cui l'inserimento non viene fatto direttamente in azienda, ma viene fatto tramite cooperativa sociale a cui l'azienda affida un appalto. Queste sono cose che comunque sono interessanti e per cui magari l'azienda non è ben a conoscenza e questi approfondimenti si possono eventualmente finanziare anche con questi fondi. L'incentivo in questo caso è approvato, quindi bisogna presentare un progetto, è approvato a sportello e ci sono dei massimali per ogni tipo di azienda in base alla diciamo, dimensione aziendale, ci sono questi massimali che vedete qua, quindi 5.000 per le aziende fino a 35 dipendenti, 7.500 per aziende dai 36 ai 50, 10.000 per imprese con più di 50 dipendenti.
L'importante è sapere che l'azienda comunque dovrà contribuire con l'80 per, scusate, col 20% appunto del costo del progetto, mentre l'80% potrà essere pagato dalla Regione Piemonte. In ultimo, ci sono degli incentivi per ausili e accomodamenti, quindi ovviamente se un'azienda inserisce una persona con disabilità all'interno dell'azienda può dover, ad esempio, abbattere delle barriere architettoniche, mettere ad esempio un ascensore piuttosto che acquistare dei software o delle tecnologie che aiutino la persona a lavorare. Ci sono ad esempio dei software di lettura per persone non vedenti, piuttosto che, insomma, può essere anche utile per una persona che diventi, ad esempio, disabile fisica, intraprendere il percorso dello smart working, di lavoro tramite modalità in smart working, proprio per favorire un pochino la persona, ad agevolare la propria condizione personale con, insomma, con la sua prestazione lavorativa. Quindi tutti questi accomodamenti possono essere ricompresi, possono essere finanziati in questo caso dalla Regione Piemonte, anche in questo caso occorre presentare un progetto legato comunque all'inserimento di una persona o al mantenimento di una persona in forza e anche in questo caso ci sono dei limiti massimi di contributo e anche in questo caso l'azienda dovrà partecipare per almeno il 20% della spesa. Tirocini, un argomento molto caldo di cui ci aspettiamo, insomma, delle novità nei prossimi giorni. Questo perché? Perché la legge di bilancio ha previsto che parliamo dei tirocini extracurriculari, quindi non parliamo di tirocini curriculari, non parliamo di tirocini, ad esempio, transnazionali. Quindi non parliamo di questo tipo di tirocini, parliamo dei tirocini extracurriculari. La legge di bilancio ha previsto che debbano essere riscritte le regole dal governo e dalle regioni per appunto l'applicazione appunto di regole un pochino più stringenti rispetto a quelle che ci sono oggi. L'ispettorato però, quindi questo è avvenuto a dicembre 2021, la legge di bilancio ha previsto che entro 6 mesi, quindi entro il 30 giugno, venisse fatto un nuovo accordo con le regioni. In ogni caso la legge di bilancio ha previsto delle indicazioni e l'ispettorato del lavoro in una nota di marzo ha detto attenzione, queste indicazioni comunque sono già di fatto operative. Quindi in realtà a noi nella regione Piemonte, dato che come sapete i tirocini extracurricolari sono regolamentati insomma, da una legislazione regionale. Diciamo, queste indicazioni che sono già operative a livello nazionale toccano relativamente. Perché? Perché la Regione Piemonte in realtà prevedeva già queste indicazioni che sono state rese operative invece adesso in tutta Italia. Quindi parliamo dell'indennità di partecipazione obbligatoria, parliamo del divieto di utilizzare i tirocini per sostituire lavoratori assenti, ad esempio per malattia o per cassa integrazione, però queste diciamo che sono regole che già venivano verificate dagli enti che sostanzialmente promuovevano i tirocini, che promuovono i tirocini nella regione Piemonte, quindi sono cose che già attuate in Piemonte, ok? Però appunto la legge di bilancio ha previsto che ovviamente questa cosa sia valida su tutto il territorio nazionale, ha previsto anche delle sanzioni per chi usa in modo non corretto il tirocinio, perché appunto il tirocinio sarebbe uno strumento per formare le persone, ok? Persone che si siano appena laureate o comunque disoccupati per formarle e non per sostituire lavoratori assenti. Quindi in questo caso si è proprio prevista questa regola qua, che appunto però in Piemonte era già di fatto in essere. È previsto adesso in tutta Italia la comunicazione obbligatoria per i tirocini, però in Piemonte era già prevista. E in ultimo è previsto che si debbano attuare le regole, diciamo gli adempimenti per la salute e sicurezza, anche se sia solo un tirocinante, non si hanno altri lavoratori dipendenti, però questo appunto in Piemonte era già attivo. Quali sono invece le cose che possono cambiare? Quindi andiamo proprio sul tema caldo. Allora, la legge di bilancio ha previsto che
I tirocini possono essere attuati solo con persone che abbiano difficoltà di inclusione sociale, quindi verrebbero tagliati fuori l'85% dei tirocini che attualmente attiviamo, in buona sostanza, quindi perché verrebbero esclusi, ad esempio, i disoccupati, le persone in cerca di occupazione. Questo potrebbe essere veramente un limite fortissimo che ci verrebbe imposto, insomma, nei prossimi mesi. Aspettiamo di vedere con quanta, diciamo, quanto letteralmente applichino eventualmente la norma, nel senso che io mi auguro che comunque mi aspetto una stretta in questo senso, ma mi auguro che non sia, che venga un pochino presa un pochino più flessibilmente rispetto a quelle che sono le indicazioni della legge di bilancio, quindi ad esempio che vengano inclusi anche disoccupati. Però vedremo solo, insomma, una volta che vengono emanate le nuove regole. La legge di bilancio ha previsto, inoltre, che appunto ci sia una congrua indennità di partecipazione, potrebbero definire un minimo. Adesso sono definiti 600 euro in Piemonte. Vediamo se cambia questo numero. È previsto che venga fatto un bilancio delle competenze, però già in Piemonte viene fatto comunque un piano formativo per i tirocini, quindi non penso che ci cambi troppo. Un'altra cosa che potrebbe comunque cambiare un po' insomma, la fotografia di le condizioni con cui attiviamo i tirocini in questo momento è legato all'indicazione che hanno dato di contingentare sostanzialmente l'attivazione di nuovi tirocini alla stabilizzazione di un certo, almeno un numero di tirocinanti. In questo momento in Piemonte di fatto non c'è una regola scritta in questo modo, nel senso che è previsto un sistema premiale per le aziende con più di 50 dipendenti, vale a dire che se io stabilizzo un minimo di tirocinanti, ho diritto ad avere tipo delle quote aggiuntive. Però non è previsto una cosa nel senso negativo che se non stabilizzo almeno X non posso più attivare tirocini. Vedremo anche in questo caso cosa succederà. Ed in ultimo, la regione, insomma, potranno essere definite delle modalità di prestazione dell'attività lavorativa del tirocinante. Ricordiamo che in questo momento, a partire dal 1° di luglio, tutti i tirocinanti dovranno di nuovo essere in presenza in Piemonte perché, insomma, è stata emanata questa disposizione, quindi da che all'inizio, durante la pandemia, i tirocinanti potevano lavorare anche da remoto, in smart working, in Piemonte a partire dal 1° di luglio dovranno essere di nuovo tutti in presenza con, ricordo, almeno una persona qualificata insieme a loro perché il tirocinante non può stare da solo. Parliamo invece dei congedi parentali. I congedi parentali cambieranno ad agosto. È stata recepita la direttiva europea appunto, recepita la direttiva europea con la quale si cerca di avere più un'equa condivisione di responsabilità tra uomini e donne per avere una parità di genere sia a livello lavorativo che familiare. Quindi i congedi dei padri, 10 giorni, sono stati confermati. In via stabile, ovviamente, sono stati confermati. La differenza è che mentre, insomma, con la vecchia disciplina potevano essere sostanzialmente presi solo dopo il parto, e nei 5 mesi dopo, adesso possono essere anche presi prima del parto, quindi una cosa, si dà più flessibilità di scelta, ecco. Per il congedo parentale invece è retribuito al 30%. Ci sono stati due cambiamenti, si è passato innanzitutto dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni di vita del bambino, quindi il periodo di congedo parentale io posso prenderlo retribuito fino ai 12 anni di vita del bambino. E l'altra cosa che è cambiata è che non è cambiato il monte ore totale tra, diciamo, i genitori, perché attualmente avevano 6 mesi il papà e 6 mesi la mamma, sostanzialmente. Invece adesso sostanzialmente i 12 mesi rimangono complessivi, rimangono uguali, però viene data più flessibilità tra i genitori di spostare questi mesi perché 3 mesi devono stare obbligatoriamente su ciascun genitore, però 3 mesi possono essere spostati da un genitore all'altro, quindi ad esempio un genitore potrà fruire di 9 mesi e l'altro potrà fruire di 3 mesi. Ricordiamo che il congedo parentale è fruibile anche su base oraria, in base a indicazioni dei contratti collettivi.
Per invece il congedo parentale per i genitori soli, quindi i genitori soli parliamo di condizioni in cui c'è stato ad esempio l'abbandono, no? Il non riconoscimento, la morte da parte dell'altro genitore, si è passati da 10 a 11 mesi di congedo parentale. E anche in questo caso ovviamente l'età del figlio è stata spostata da 6 a 12 anni. In ultimo, che forse è la cosa secondo me più interessante di tutto a livello di sostanza, è che è stata inserita un'indennità in caso per l'astensione per la lavoratrice autonoma in caso di maternità a rischio. Quindi, insomma, secondo me una cosa verso comunque una tutela più forte delle lavoratrici. In ultimo, deduzioni IRAP, il decreto semplificazione, quindi approvato pochissimi giorni fa, ha semplificato le deduzioni IRAP, quindi il quadretto che deve essere compilato nella dichiarazione IRAP, però le hanno rese già attive, diciamo, per i bilanci relativi all'anno di competenza 2021, quindi tante aziende ne hanno già chiusi i bilanci in realtà, e tanti hanno già anche probabilmente inviato la dichiarazione IRAP. Ora, è stato previsto appunto una variazione, una semplificazione delle deduzioni, per cui in buona sostanza l'importo delle deduzioni totali non cambia, semplicemente hanno accorpato alcune categorie di deduzione, per cui non c'è più la deduzione per incremento occupazionale, ma è stato tutto accorpato in modo da semplificare la compilazione del prospetto. Quindi sicuramente una cosa positiva. Mi dispiace che adesso, sostanzialmente, dato che tutti abbiamo già fatto i prospetti IRAP, dovremmo rifare tutto e capiremo, insomma, dato che comunque la dichiarazione IRAP era già stata approvata per il 2022 a livello proprio di modello, ecco, capire come si potranno fare le rettifiche. Queste sono le cose interessanti che dobbiamo capire. Passerei alle domande adesso, andare a vedere le domande. Allora, vado in ordine perché ne vedo un po'. Allora, mi si chiede uno stagionale prorogato fino a fine luglio, ottiene il bonus tramite il datore di lavoro? Sì, lo ottiene, ovviamente sì, è stato confermato che lo ottiene perché è in forza il 1 luglio. E se ovviamente compila la dichiarazione, se ha preso lo 0,80, è stato chiarito che appunto il datore di lavoro può erogarlo. Allora, mi si chiede se si è fatta richiesta per assegno unico, si può comunque richiedere il bonus 200 euro. Io non ho visto sinceramente da nessuna parte l'indicazione che l'assegno unico, quello per i figli stiamo parlando, possa compromettere quello che è il bonus 200 euro. Ci sono 24 pagine di circolare, in nessun punto viene detta questa cosa, quindi io non so da che fonte arrivi queste informazioni, però a me non risulta, ecco. Sì, per la presentazione la manderemo a tutti i partecipanti. Qua mi si chiede che cosa si intende per tirocini extracurriculari. Adesso questo webinar è dedicato ai datori di lavoro e responsabili del personale, quindi questa domanda, insomma, immagino che quasi tutti lo sappiano, rispondo super velocemente, sono quei tirocini al di fuori dei percorsi scolastici previsti, quindi attivati da persone che non siano più studenti, sostanzialmente, che siano in condizione ad esempio di disoccupazione piuttosto che siano neodiplomati o neolaureati. Allora, cosa si intende per persone con difficoltà di inclusione sociale? Allora, dobbiamo vedere esattamente appunto la lista di categorie che verranno poi incluse in questo senso. Persone con difficoltà di inclusione sociale, parliamo ad esempio delle persone appartenenti alle categorie protette, quindi i disabili, piuttosto che le persone vittime di violenza, piuttosto che ad esempio le persone che siano con visti umanitari in Italia. Ora,
Quindi, però diciamo che l'indicazione puntuale verrà data ovviamente in un secondo momento, quindi indicativamente sono persone appunto appartenenti a queste categorie, però piuttosto poi rispondo direttamente alla persona che ha fatto questa domanda dando un'indicazione un pochino più specifica e dettagliata rispetto a quello che è oggi la norma. È possibile avere la presentazione? Sì. Allora, mi si chiede se il bonus 200 euro, se una vedova che percepisce la pensione, una pensione capisco sia una pensione praticamente di reversibilità, se ne ha diritto, secondo me lo eroga direttamente l'INPS. Secondo me lo eroga direttamente l'INPS, poi adesso, allora, nello specifico, noi occupiamo di lavoratori dipendenti, quindi diciamo sulla parte dei pensionati ovviamente non ci focalizziamo troppo. Nel caso specifico, che io sappia, chiunque abbia una pensione, appunto l'erogazione viene fatta direttamente dall'INPS, però piuttosto in questo caso, anche qui, se poi la persona in questione vuole scrivermi direttamente, possiamo verificare per la specifica pensione. Cosa succede? Ecco, questa è una domanda interessante. Mi viene chiesto se un dipendente manda la dichiarazione per il bonus anche oltre il mese di agosto, lo può percepire nei mesi successivi. Allora, con la normativa di oggi, no. Con la normativa di oggi l'erogazione deve essere fatta nella busta di luglio, quindi se il lavoratore consegna la dichiarazione tardi, perde il bonus. Queste sono le indicazioni che abbiamo ora. Poi se usciranno altri chiarimenti che dicono che si può dare anche nei mesi successivi, non lo so, ad oggi le indicazioni sono queste qua. Allora, ok. Qua mi viene fatta un'altra domanda. Gli stagionali terminati a giugno 2022, richiedenti DASPI, non hanno quindi diritto? Allora, in questo caso, come abbiamo detto prima, allora, gli stagionali che sono in forza li riceveranno dal datore di lavoro. Gli stagionali che invece non sono più in forza al 1 luglio faranno domanda all'INPS. Punto. Questa è la regola. Allora, qua mi viene fatta un'altra domanda. Per i Co.co.co. basta che vi sia un contratto al 18.5, hanno diritto al bonus anche se successivamente al 18.5 il contratto è cessato? Allora, in questo momento, per come è stata scritta la norma e per come è stata scritta la circolare, si parla di, per i Co.co.co., i requisiti sono quelli che vi avevo elencato nelle slide, quindi si parlava di contratto in essere al 18.5, iscrizione in via esclusiva alla gestione separata, non essere percettori di pensione e avere un reddito IRPEF inferiore ai 35.000 euro nell'anno 2021. Quindi, posta così, io direi che secondo me ne ha diritto, però ovviamente sarà lui a fare domanda all'INPS e l'INPS sarà a valutare se erogare o meno questi 200 euro. A mio avviso ne avrebbe diritto. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Ok, a me sembra di aver detto tutto, quindi vi ringrazio per la partecipazione, vi invieremo le slide. Pensavamo di fare ancora un appuntamento a luglio appunto per gli ultimi aggiornamenti e poi ovviamente ci vediamo a settembre. Ecco un'altra domanda, il bonus è fisso di 200 euro, viene riproporzionato per il part-time? No, il bonus è fisso di 200 euro, nella circolare quella uscita nel weekend appunto non parla di riproporzionamenti, quindi è 200 euro per tutti. Quelle indicazioni che abbiamo fino ad adesso, perché insomma nel weekend sono uscite tre diverse comunicazioni dell'INPS, quindi potete immaginare il grado di certezza con cui lavoriamo tutti. Mi sembra di aver detto tutto, vi saluto tutti e per chi ci sarà, ci vediamo per il webinar di luglio.
A presto.